In italiano Portulaca oleracea, conosciuta come erba porcellana o grassa, la pianta commestibile che solo in pochi ricorderanno. E noi oggi con il signor Signorino a Sinagra scopriamo questa erba che fa molto bene alla salute. Buongiorno! Bene. Quindi come si chiama? Lo ripetiamo? Porcellana. Nata chiamiamo porcellana. Ci faccia vedere allora piano piano. Prendiamone. Facciamola vedere bene. Quindi che utilizzo se ne fa? Ci spieghi un po' come. Si può fare in tante modi, però andavo su quello che usiamo per insalata. Per insalata? A mezzo pomodoro, a mezzo tutte le uso per tanto. Ed una volta era sempre sulle tavole, presente? In campagna era il primo piatto. In campagna era quindi il primo piatto? Quando si faceva insalata, vedi che bella stupenda. Quindi questa? Questa, sì. Fateci sapere, amici di Bella Sicilia, se conoscevate quest'erba, se avete mai apprezzato i suoi principi nutrizionali. E i tanti momenti straordinari che vivremo oggi a Sinagra col signor Signorino. Guardate, facciamola vedere piano piano, allora. Come riconoscerla? Questa. Guardate. Non c'è un'altra pianta come questa. È grassa. Grassa da dire, chiamato pianta grassa. Mentre questa cade, questa non è grassa. E si trova in tutti i periodi dell'anno o in qualche particolare stagione? Solo in estate. Dall'orto e nei terreni coltivati. Coltivate umido però, sempre ci vuole umidità. E godiamo di questo momento insieme al presidente della Proloco di Sinagra, Enza Mola. Buongiorno! Buongiorno! Guarda che bella quest'erba selvatica, che è molto buona in insalata, è speciale. Insalata, tutto insalata. È buonissima. Provatela, ragazzi, provatela. E una volta erano queste le pietanze sulle tavole. Sì, sì, sì. Si mangiava ciò che la terra dava. Ciò che la terra dava nel periodo, in ogni caso. Non stravolgiamo il periodo delle cose genuine. La stagionalità è importante. La stagionalità è importante. Dacci sui cipolli, maturi, vede come si può fare pure cose. E andiamo allora, chiudiamo il video davanti alle cipolle. Perché i nostri video sono sempre spontanei e improvvisati. Il bello di Bella Sicilia, scusando il gioco di parole. Spontanei, queste sono piantate, no? Certo, queste non sono erbe spontanee, no, ma sono frutto di semine. Riposatene poco. Salutiamo tutti gli amici intanto di Bella Sicilia. Un saluto, signor Signorina, si giri un attimo. Quale augurio facciamo a tutti? A proposito di natura. Una buona fortuna. E coltivate la terra. E coltivate la terra, dice Enza Mola. Simpatia che coltivo la terra. Complimenti! Guardate che abbiamo qua. Qui ci sono Adriano. Abbiamo il chinocchio per la salsiccia e per le ulive. Che fra poco si può raccogliere, adesso è con i fiori, ma quanto prima viene raccolto. Mentre qua abbiamo quello da mettere nella pasta con le sarde e in tante altre cose. E abbiamo un ristorante a cielo aperto, abbiamo un orto frutticolo. Ci sono pomodori, ci sono guardate! Cipolle, c'è di tutto. Oggi se lo vi raccattisci, lo facete un'insalata, cipolla, porcellana,
e pomodoro. E pomodoro. Se abbiamo quattro pomodori, ora ci mettiamo pure. Fantastico, e sono le mattinate quelle belle, i martedì che ci piacciono. Ci siamo trovati bene questa mattina con lei. Tante sorprese ed è stato un piacere. Grazie. Salutiamo allora tutti e i video continuano con altri grandi momenti. Andiamo in un giardino fatato pieno di fiori, bellissimo.